Bending the old gods! Leghiamo questi dei antichi al loro posto, cioè distruggiamoli, poi mettiamo una terra, poi mettiamo dei touch. Ciao ragazzi, bentornati a un nuovo video, io sono Akira e l'avete voluto voi! L'avete voluto voi! Abbiamo detto Khaldheim non ha impattato, no perché Khaldheim, l'ho detto io forse, ma perché Khaldheim l'avete voluto voi! Il best deck di standard viene tutto da Khaldheim. O quasi. Ciao, benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo appunto del Tier 0 di Standard. Senza dubbio che dopo 2 settimane dall'uscita della nuova espansione si è riuscito ad affermare come sicuramente il deck più forte che c'è in giro. E ragazzi, non ve lo dico con un po' di, insomma, come si dice, no, Akira, tu la sai lunga, sai tutto, mo ci dici sta cosa. È proprio così. Cioè, ormai tutti i tornei, per quanto riguarda Melee, tutti gli eventi che sono importanti, la gente porta questo sul TIE Ultimatum e ci fa dei risultati clamorosi, perché il deck è davvero infermabile. Oggi lo vediamo insieme, prima alcune premessine. Oggi, stasera, c'è l'evento cartaceo sul server Discord, quindi se vi volete iscrivere, fatelo, se magari manca ancora qualcuno che rinuncia. So che i ragazzi anche oggi hanno fatto il pienone, io non credo che riuscirò a streamarlo, mi dispiace. In caso tenete d'occhio il canale Twitch, perché magari ci scappa che riesca a farlo. Seconda premessina, molto più importante forse, tu sto tu sempre alla mastrota, ti sei iscritto all'Insider Cup? Vi siete iscritti all'Insider Cup? Beh, sarebbe ora, vi lascio il link qua sotto. Questo è un video di standard, quindi perfettamente in tema. Che cos'è l'Insider Cup? L'Insider Cup è un'iniziativa torneistica che insieme ai ragazzi del server Discord che abbiamo creato mettiamo su ogni mese con un formato diverso ogni volta, cercando di coinvolgere appunto tutti voi in una cup, in una community cup molto molto amichevole. Si gioca una volta ogni 2 giorni, una partita ogni 2 giorni. Dopo aver finito la Svizzera, la top 8 viene fatta tutta commentata in live sul mio canale Twitch. Poi ogni volta ci sono ospiti diversi, c'è stato Cina Biondo, c'è stato Jack Torrance, e questa volta è standard, quindi vi potete iscrivere, potete vedere se effettivamente questo sul TIE Ultimatum è il deck to beat, come io vi dico, ma sono convinto che mi darete ragione assolutamente. Andiamo a vederlo questo deck appunto da battere. Allora, fondamentalmente si tratta di un ramp, perché come potete vedere ci sono 4 cultivate e Binding the Old Gods, oltre a Migration Path, fa effettivamente anche rampare. Ma dove sta la potenza del deck? La potenza del deck sta in questo Emergent Ultimatum che si fa a 7. La carta dice: cerca 3 carte monocolore, importante monocolore, infatti non vedete Coma, proprio perché Coma ha 2 colori e sarà inside, poi la metteremo contro qualche control, cose del genere. 3 carte monocolore e l'avversario te ne prende una e te la rimette nel mazzo, neanche te la esilia, che è molto interessante questa cosa qui, così lo potrai rigiocare dopo con un altro ultimatum, e puoi castare le altre senza pagare il loro mana cost. Quindi a 7 fondamentalmente questo mazzo che cosa fa? La pila più interessante che fa con le 3 carte che sceglie è Vorinclex, infatti lo giochiamo in monocopia nonostante noi non mettiamo segnalini, addirittura insomma molto spesso non è che ci fa benissimo, no in verità sì, ci fa bene perché Binding the Old Gods fa 2 effetti direttamente, ma è l'unica cosa su cui noi mettiamo segnalini oltre a un certo Tibalt. Infatti la pila corretta che si prende con Emergent Ultimatum è Vorinclex, Tibalt e Arrund Epiphany. Allora, solitamente Arrund Epiphany ve la rimettono nel mazzo, perché se no voi avete fatto una spell a 7, uno tra i due tra Vorinclex e Tibalt, e avete pure preso un altro turno e messo 2 pispolini 1-1 volanti, quindi solitamente vi rimischiano la Rondo Epifani, entrano Vorinclex e Tibalt. Se avete fatto bene l'ordine di trigger, entra prima Vorinclex, poi entra Tibalt, e Tibalt entra con il doppio dei segnalini, ultimatizza subito e la partita è finita, praticamente che voi pescate 700. Questa è una delle pile che potete fare, anzi la pila principale, ma poi ce ne sono tantissime altre. Il mazzo gioca monocopia di Kiora Best of God, Best the Sea God, che praticamente vince la partita da sola, soprattutto con Vorinclex in campo.
può giocare Shark Typhoon e mettere a terra Shark Typhoon, che non è mai regalata. Seagate Restoration, poi siete proprio in pericolo, beh, prendete una Vratta, un'altra Vratta e una removal. Insomma, Emergent Ultimate non può fare tutto. Questo non è uno Yorion deck, mi raccomando. Ha delle cose che blinkano con Yorion, gioca Omen of the Sea per aggiustarsi la mano, gioca Binding the All Gods, ma non è uno Yorion deck. Quando questo mazzo è uscito, la storia di questo mazzo è uscito fondamentalmente come mazzo ramp, cercava di massimizzare gli effetti dei ramp. Poi si è visto che doveva combattere contro tanti Sultai Control, Sultai Yorion, quelli sono deck diversi, e che io ho giocato al torneo di domenica proprio un Sultai Yorion Control. E poi questo Sultai Yorion Control l'ho rigiocato lunedì in live su Twitch e in verità però appunto il mazzo non è così forte come pensavo. Non è il best deck, perché quando vai a competere contro questo mazzo qui, inizialmente vi dicevo erano solo mazzi rampanti, adesso sono stati ibridati perché sono un po' dei contro, ci sono 4 counter, questi 4 counter permettono al mazzo di vivere contro gli altri control, a parte che gioca anche 4 Jvari Disruption, però questi 2 negate e questi stroke vi permettono di fare un ultimatum coperto, e un ultimatum coperto è veramente tanta roba. Allora andiamo a vedere comunque cosa gioca questo mazzo. 2 stroke, l'abbiamo detto, nel formato è molto forte. Adesso Stroke è entrato tra l'altro con Kaldheim, perché prima non c'era, nonostante sia una carta che hanno ristampato un po' di volte. 4 Jvari Disruption, che è sia un counter che counter a spell, a meno che il suo controllo non paghi 1, quindi fondamentalmente fa mana tight, o vabbè fa quella blu in verità da cui viene questo effetto, che adesso non mi ricordo come si chiama, ma è una carta vecchissima, Force Spike. Poi 2 negate, e anche qui io forse avrei giocato 4 negate, perché il mio piano è solo ed esclusivamente difendere l'ultimatum. Tra l'altro voglio dire, Stroke cosa prende che negate non prende? Qualche creatura che si fa tanto, sì, non lo so, non sapete che faccio, visto che io ce l'ho questi numeri, io il mazzo lo cambio e quindi io gioco 3 negate, proprio, io gioco 4 negate, io gioco 4 negate, mi sembra più, ma perché diversi? No, li voglio uguali. Perché diversi? No, li voglio uguali. Ok, adesso sono uguali. E gli stroke me li tengo inside. Vediamo. Oh, ho sbagliato. No, devo continuare a descrivervi il mazzo, assolutamente. Allora, 4 Omen of the Sea, perché? Perché giochiamo 80 carte, giochiamo Yorion. 80 carte ci servono anche per non pescare le carte che vogliamo prendere di ultimatum. Quindi giocare un mazzo da 60, che effettivamente fa più spesso, chiaramente, ultimatum, perché non ha più carte, carte in più, è sbagliato, perché potresti pescare poi le carte che vuoi fare, Seagate Restoration e così via, e quindi cerchi di giocare più carte. Uno Yorion lo giochi, allora a quel punto giochi 4 Omen of the Sea, che ti permettono comunque sia, quando c'hai Yorion fuori dal campo, di prenderlo e di pescare delle carte. Giochiamo 7 removal a 2 tra Eliminate e Tresact, nonostante io non gradisca particolarmente Eliminate, perché mi sembra che non prenda determinate minacce che comunque vogliamo levare. Soul Shatter mi sembra un po' di più, ma Soul Shatter si fa a 3. Poi giochiamo doppio Valky, che ragazzi ve lo dico prima, è questo mazzo, come potete vedere anche dal mio cosetto qui, che è un Sultai, ha una terra rossa che è un trioma blu verde rosso che si può prendere con Binding of the All Gods, ma non può fare Valky in nessun modo dalla mano se non con quel trioma, quindi fondamentalmente è un Sultai, non ha le terre rosse. Poi doppio Maze Mind Tomb, che mi sembra che è sempre buono, pesca molto, io l'ho provato appunto nel torneo di domenica, ha overperformato. 4 Cultivate, un Balaged Recovery, così magari se un ultimo non ce lo cantano ce lo riprendiamo. 2 Extinction Event e 3 Shadow Verdict, quindi siamo molto cattivi contro i mazzi aggressivi. Un Migration Path che serve ancora, tra l'altro si cicla pure, è fortissima questa carta, per mettere delle altre terre. Binding the All Gods, anche lui si blinca con Yorion, ma non sarà il nostro piano principale. E poi tutti questi, molti che sono payoff e molti che sono comunque carte che Shark Typhoon, ragazzi, non è solo un payoff, in un mazzo ramp fa tutto il contrario di tutto. Vorinclex, ripeto, in questo mazzo qui serve a questo, poi fa anche altro, cioè poi fa il fatto che non ti possono usare le saghe contro, che i Planeswalker entrano con metà segnalini, fa delle cose, però non è un mazzo Vorinclex questo qua, ma è un mazzo che lo vuole prendere con Emergent Ultimatum. Doppio Arrund Epifani, che vi ricordo, perché magari ve lo siete dimenticati, la carta a Fortel. Potrebbe darsi che ogni tanto noi facciamo Fortel e la spariamo a 6,
Che non è male fare un turno in più a 6, eh? E due, sempre due piccioni, perché due piccioni con una fava, sempre buoni. Poi, appunto, abbiamo... Sì, scusate. Chiora, Best of the Sea God, che nessuno ha mai giocato perché è una carta che costa troppo, ma mi sembra una carta abbastanza potente, direi. Seagate Restoration e 4 Emergent Ultimatum. Allora, una attenzione particolare a Chiora the Sea God. Nel Mirror, quante volte vorremmo prenderci il Valky... Scusate, il Tibalt avversario, Tibalt rigirato qua. Quindi noi siamo senza il fantastico emblema, perché chiaramente... Quando Valky entra, ci dà l'emblema con cui possiamo giocare le carte che lui esilia. Quindi, ci rubiamo Valky con questa ultima parte di Chiora the Best of the Sea God. Lo prendiamo, poi facciamo più due, esiliamo due carte e le carte vanno a Oppo. Non so se avete capito. Basta leggere le carte. Ve l'ho detto inizialmente, Stibal, Tender the Battle, you get an emblem. Se noi non abbiamo l'emblema, fare esiliare due carte in each player library significa far pescare lui. Ok? Quindi, messaggio, non rubate Tibalt. Rubatevi una terra in caso. Andiamo a vedere la side che comunque abbiamo appena modificato. Cling to Dust. Allora, fino a settimana fa sembrava che il best deck fosse Rakdos. Allora, quindi Rakdos. Mettiamo un Cling to Dust inside, anche se appunto con 3 Shadow Verdict forse non abbiamo bisogno. Però è una carta che a me piace, ne giocherei anche un po' di più. Le Dures sono importanti per giocare contro Control, a noi serve scartare la carta all'avversario. Un Arachnir, Chainweb Arachnir, per giocare contro i Farabutti, ma finché non si gioca... Questo mazzo contro Farabutti secondo me perderebbe senza neanche giocare. No, non è vero, senza neanche giocare no. Però contro Farabutti sarebbe veramente così così, e allora dobbiamo giocare qualcosa... 3 Stroke, che abbiamo modificato con i Negate, 2 Mystical Dispute, doppio Shard Typhoon per arrivare a 4 per giocare contro Control e sempre Coma per giocare contro Control. Io, ragazzi, ve lo dico, il mazzo è una mina, vola, cioè una roba... Io sono convinto quasi sicuramente verrà... Ah, caspita, dobbiamo perdere purtroppo, ve lo ricordate il vecchio, abbiamo fatto settimana scorsa, vabbè, mi sono perso un pochino di soldini così facendo, avrei dovuto continuare a giocarlo, ma oggi siamo su questo deck, assolutamente dobbiamo giocarlo, dobbiamo farlo vedere perché è troppo forte. Dicevo, allora, lunedì arriverà la banlist, questo lo sappiamo perché ci hanno detto Tibalt, questo, scusate, ci hanno detto Uro, questo e quell'altro. Secondo me, con il cambio del regolamento per quanto riguarda le carte bifronte modali sul Converted Mana Cost, che quindi così con cascata non potranno essere cascate, verrà fixato anche il fatto che Emergent Ultimatum può fare Tibalt, perché è scorretto, è molto scorretto che Emergent Ultimatum faccia Tibalt. Allora, abbiamo una mano che resiste un pochino ai control, resiste un pochino agli aggro, rampa e vabbè, non fa una Seagate Restoration che vorremmo fare, ma prima o poi la faremo. Quindi io tengo questa mano. Siamo contro Elfi che non è un matchup che ho beccato tante volte, in verità. È un matchup che comunque esiste, questo va tranquillamente detto. Qui dobbiamo per forza usare il verde, quindi dobbiamo fare nero qui. A lui decide di fare questo, per me Negate non è una carta in questo matchup, quindi gliela regalo volentieri. Adesso, come funziona questo? Untapped Creature? Quindi, ok e ok, non voglio farlo rampare. Lascio pari a terra, Extinction Event mi aiuterà dopo, penso di sì, sicuramente io gli volevo levare in mano, Acquisition Expert un'altra volta, che pizza, sono molto tentato di buttare via terra, perché con Shard Typhoon una pescata la faccio, sì, sono molto troppo tentato di buttare via terra, lo faccio. Non lo so, magari questo può essere un errore, qui pesco Emergent Ultimatum in 2 Emergent Ultimatum e muoio, però... Però pesco invece una carta che è utile quando avremo due neri. Qui riesco a prendere due terre basiche. La partita l'ho stravinta. Lui tra l'altro ha tirato fuori una terra blu, verde, bianco. Ah, lui non gioca elfi, lui gioca parti. Immagino che giochi parti.
standard è ancora bello, però vi ripeto, il best deck ormai è uscito fuori, è ancora bello nel senso che ci può giocare un po' più o meno tutto. Qui posso fare ballaggio di recovery per prendere terra, no, faccio terra tappata e così mi tengo chiaro, perché comunque a me serve terra, raga, non è che, e mi tengo open di questo Earthless Act. Tra l'altro questo è pari, questo è pari, questo è pari, rimarrebbe solo lui con lui. Direi che questo che dice quando attacca o blocca, quindi non vogliamo fargli mettere segnalini, tanto poi dobbiamo fare extinction event per pari, quindi bloccheremo anche un danno con questo cretino. Facciamo extinction event per pari, troviamo anche un ottimo trio perché ci manca un sacco di colori, mettiamo a terra il trioma. E chiaramente qui mi sembra che possiamo andare alla partita successiva. Masked Vandal, che chiaramente è molto utile perché tante saghe girano, quindi qui io posso fare board clear un'altra volta sperando di pescare poi terra stappata per fare Mediation Path coperto da negate, non che serva moltissimo, però insomma mi aspetto che da questo sweeper non è che si riprenda facilmente lui, tant'è che turno suo va addirittura a ciclare. Binding the Old Gods ci piace soprattutto quando c'è io. Allora, chi devo prendere? Ho due verdi, due blu e due neri, quindi fondamentalmente ho tutto in mano. Vabbè, il nero è sempre molto presente in questo mazzo, lo pigliamo. Oh, la prima rara che ha fatto hop. Eccola qua. Ok, questo chiaramente con i tre mano che ci avanzano lo prendiamo perché sono indeciso di fare girare Disruption, ma secondo me non ho più bisogno di counterare una spella 1, quindi posso fare tranquillamente la terra, direi che non è complicato. Qui un ottimo Masked Vandal che è tipo il terzo, se non sbaglio, vorrei dire 1, 2, 3, sì, che ci ferma, diciamo, questa comba. Avremmo distrutto questo Archpriest un'altra volta. Vabbè, noi facciamo questo Tempo Iorion, come l'ho sentito chiamare molte volte dai content creator, non solo dai giocatori in streamer, bla bla bla. Non dico che sia sbagliato, ci mancherebbe, ma il concetto di tempo è molto più complicato che calare una carta a board vuota, tra virgolette. Poi un giorno faremo un video, già l'ho in programma, sul concetto di tempo per spiegare che cosa significa tempo in Magic, che non è facilissimo assolutamente, bisogna essere, diciamo, abbastanza esperti. Qui è leggendario, quindi per forza, per ottenere l'effetto deve levare una delle carte. Qui sta per ottenere un full party, penso. Questo quando ottiene un full party che fa? Niente. Questo è minaccioso, però io lo levo. Gli altri li posso bloccare, quello no. Quindi c'è un chierico, un guerriero e uno shapeshifter che è tutto. Un'ottima terra. Abbiamo un negate che, ripeto, non serveva prima, non serve manco adesso. Oh, lui riesce a pescare questo. Ha fatto tre Masked Vandal e tre di questi. Questo è un altro shapeshifter, quindi ha ottenuto un full party. Perfetto, adesso ogni combat fa un più uno e volare a un pezzo. Bene. Molto bene, cioè forse me la dovevo tenere quella vratta. Ho un po' sottovalutato il mio avversario, direi. Vabbè, chiaramente blocco, non posso fare altro. E 4, 2, 7, muoio. Fantastico, signori! Il best deck di Standard. Akira, quanto sei forte! Ci hai portato il deck più fico! È morto subito, così, fino. Allora, via questi negate che non mi sembrano forti, mettiamo tutto ciò che non è negate. Oddio, forse Shard Typhoon meglio di queste cacatine. No, Cling to Dust è carino perché mi fa riguadagnare vite, però no, Shard Typhoon, cioè l'arachnide, proprio no. Sto pensando, raga, che ho Coma, forse effettivamente un po', cioè oddio, Coma qui la partita vinceva proprio easy peasy. Vabbè, teniamoci un Coma. Sì, la seconda vratta potevo risparmiarmela, è vero, no, avete perfettamente ragione, potevo fare Migration Path lì. Io onestamente mi sembrava difficile che lui pescasse una carta dopo l'altra, eccetera. Allora, qui abbiamo un Extinction Event per fermarlo, abbiamo pescato una Round Epiphany che non siamo contenti, abbiamo l'ultimatum in mano senza ramp.
A me non mi sembra la mano più bella che questo mazzo può generare. Qui siamo invece su una mano sicuramente migliore, perché comunque il ramp ce l'abbiamo. Ho levato Valky. Ho levato Valky. L'ho fatta grossa, che dite? Può essere che ho sbagliato qua. Alla fine fare Valky di secondo non c'aveva sfighe, eh. Gli levo una carta dalla mano, poteva essere Masked Vandal, poteva essere qualunque cosa. Non c'aveva sfighe, devo essere sincero. Allora, qui cosa voglio pescare? La terra ce l'ho, voglio pescare una vratta, delle removal, perché tanto comunque il mio terzo turno sarà dedicato a fare cultivate, quindi mi tapperò out e farò cultivate e andrò poi a 5 mana. 5 mana non è diciamo il numero migliore per questo mazzo. Allora, questa, è quella di prima. Sì, è quella di prima. Questa volta Masked Vandal chiaramente non è perfetto, sì. Deve esiliare roba. Ultimatum. Va bene, provo a lasciare ultimatum anche per vedere se ce la facciamo a farlo. Ok, dovremmo essere abbastanza veloci. Oddio, non lo so. Se non facciamo rimozione, secondo me questa partita perdiamo. Allora, noi dobbiamo avere per l'ultimatum 2 blu, 3 verdi. Quindi cominciamo a prendere blu e verde, va. Ecco, ho preso verde e nero, quindi non ho preso la blu, ma in teoria la blu ce l'ho da qui. Va bene, vediamo che succede. Ah, adesso possiamo fare uno short time 3-3. Comunque, che intanto una cosa la fa bloccare. Sarebbe carino. Io questo lo devo usare tipo tutti i turni, perché così poi mi faccio 4 vite. Binding the All Gods, complimenti, non me l'aspettavo proprio. Anche levato di negate. E questo eliminate è un sì, perché elimina questo qui, che questo qua prima mi ha ammazzato, ma non mi ci faccio ammazzare. E pesco. Allora, io qui in verità la terra blu ce l'ho dopo, se proprio butta male, quindi mi posso prendere gli Orion in mano per poi farlo e sempre dare un blocco al mio avversario. Giocherò eliminate qui. Qui è vero che lui rampa qua, però insomma, eliminate qui. Preso sempre blu rosso. Dobbiamo capire che cosa gioca quest'uomo di rosso, perché è interessante. Tajuru, come si chiama lui? Ha un full party? No! Ah, vabbè, tanto è su se stesso. Okay. Ok. Peschiamo un blu anche fortunello. Ci manca il terzo verde per fare questa carta qui. Quindi io dico che adesso per andare a cercare il terzo verde noi una carta la dobbiamo pescare anziché fare gli Orion a vuoto. Ora tutte le sue carte hanno del touch, quindi secondo me ha senso perdere 3, 4, 5 danni per poi utilizzare meglio lo Shark Typhoon. Credo. Magari questa è una giocata. Nei commenti ditemi se l'avreste fatta anche voi. Può essere che sia sbagliata. Qui bloccavo questo, insomma, ma perché lui, vabbè, nella speranza di trovare una terra, cicla il suo turno, quindi è completamente tapped out. Io non ho problemi. Ah, bello, bello aver pescato Binding, è bello, così ho anche gli Orion in mano. Non l'ho usato prima, lo userò adesso. Lo userò con profitto adesso. Adesso tengo questo 4-4 qui. Aspetto, lui avrà pescato un Masked Vandal. Sicuro, raga. Cioè, non ce n'è. Ha pescato Masked Vandal. Che ho detto? Non abbiamo neanche i tre blu per fare questo. Siamo proprio nei guai. Però abbiamo una 4-4, una 4-5. Cioè, Squad Commander entra. Rich Credo. Ammazza, ha fatto un sacco di token. E dà più uno a tutti. Sono tipo morto un'altra volta. 3, 4, 5, 6, 7, non sono morto. Non sono morto, questi bloccano. Vediamo che succede. Ah. Io questa come terra non la faccio. Che mi serve? Niente. Pesco la terra verde, quindi io posso levare tutto. Sono tutti pari. Tutti pari. No, perché se lui non mi dà in mano non attacco.
perché se lui non mi dà in mano appunto quello che voglio. Allora, qui queste sono le nostre carte monocolori. Quindi noi possiamo fare Vratta che leva tutto a 3 e gli rimane solo questo. Vratta quello lì e ti direi Tibalt. O Chiora. Lui ci dà, ci leva Chiora e ci fa fare due Vratte. Vedete che dobbiamo pensarci, eh? Eh no, ma io Vratta qui la voglio fare. Vratta e mi faccio rimischiare dentro. Perché Vratta sicuramente ci fa fare Extinction Event. No, Extinction Event ce la leva. Vabbè, allora prendiamo Heartless Act, Shadow Verdict. Secondo me la perdo sta partita così. Il mazzo è difficile comunque, richiede allenamento, eh. Noi chiaramente perdiamo tutto. Lui perde tutto, noi perdiamo tutto. Easy. Poi chiaramente se peschiamo un blu abbiamo una possibilità di rifare. Quindi giustamente dice: ah, sale il card to cast. Questo e questo. Questo dice: scusate, io con pari levo tutto tranne questo. Perché questo è pari. Ok. Quindi avrei dovuto attaccare. Però io non sapevo se lui, forse pensando alle pile prima, avrei potuto dire vabbè, sicuramente riuscirò a fare Vratta, quindi a quel punto attacco. Oh, questo come prima vince, eh? Tira fuori questo, ne tira fuori un altro e così via e mi rimette la borda. Tra l'altro questo è minaccioso, quindi il mio Iorion non mi riesce a difendere granché. La mia, invece il mio Heartless Act sì, quindi questo va bene. Continuo a tenermi questo Seagate Restoration in mano. Che caspita, fa pescare 2 a 7, non è proprio la migliore carta di Magic che possiedo. E questo qui, questo che dice? Vabbè, niente di che. Cioè, ma incredibile, se lo sarebbe levato lui. Mamma mia, questo ragazzo, cioè, sta facendo il devasto. Il devasto. Allora, Extinction Event, dispari, mi levo anche gli Orion. E aspetto che lui faccia questo, però questo... questo riesce a farlo a poco, perché questo è un guerriero, un rogue e un guerriero, quindi non a pochissimo. Va bene, allora aspettiamo che lo fa, dai. Aspettiamo che lo fa. Ok. Perfetto, ora perdo 3. Va bene. Se no, chiaramente se avessi attaccato io non avrei perso molto di più. Ecco, qui ho sbagliato, avrei dovuto attaccare prima. Ammazza, c'ha pure il mana per fare quella abilità. Ragazzi, cioè, mazzo incredibile. Io... ho parole, cioè, vabbè, devo pescare sto blu, adesso vedete che lo pescherò, io continuo comunque a rispondere, no aspetta, andiamo alla fine del turno, che se no qualche segreto ancora ce lo becchiamo, no, la 4-6 l'abbiamo levata, Valky, Valky non poterlo fare da Planeswalker, guardiamo sta mano, che c'hai, in fondo fa un blocco, se c'ha delle cose veramente importanti gli fanno vantaggio carte, gliele levo. Quindi Tazri glielo levo, va bene. Poi c'ha doppio Masked Vandal. Vediamo un po' che succede. Fa Masked Vandal. Tra l'altro Masked Vandal uccide Valky, eh? Nel senso, la sua 1-3, la nostra è 2-1. Vabbè, niente blu. Continuiamo a pescare il nulla. Lo scarto questo. Ah, rivela. Avrei dovuto fargli. Ah, lui me lo scarta lui. Va bene, mi lascia elimine. Almeno questo 1-2 con Valky lo ammazziamo. Magra consolazione. Allora, un mostrino lo possiamo fare? Un mostro, una qualunque cosa? No. Ora arriva la terra blu. Era chiaro come il sole. Ha proprio. Cioè.
anche se a Roma c'è un brutto tempo, era chiaro come il sole. Quest'affare ci fa scartare una carta. Noi abbiamo un fantastico 1-3. E sì, pari. Gli dobbiamo fare il terzo Extinction Event. Mi sembra un po' troppo. Secondo me ho sbagliato la pila comunque. Secondo me ho super sbagliato quella pila. Arriva il Cultivate che non volevi. Ma sì, ma è normale, cioè non abbiamo pescato fino a mo queste cose, quindi è normale che adesso pescheremo queste cose, dai. Lui invece cicla, che è buono, ci può fare 3 danni perché noi non gli ridiamo in mano questo. Whenever. Lui, meno male. Questo è pari, quindi il nostro Extinction Event è ancora buono. Lui non vuole attaccare, non so bene perché. E facciamo un ultimatum. Attenzione, vediamo di salvarla, quindi, questa partita. Facciamo la pila standard, ok? Valky, Vorinclex e Chiora. Vai. No, in verità dovevo prendere il turno. Ma va bene pure così. Direi che va bene così. Allora, noi vogliamo select card to cast. Quindi io prima voglio castare questo. No, al contrario deve essere. Come faccio a castare l'altro side? Così. Doveva essere al contrario, ovviamente. È la prima volta che gioco il mazzo, ragazzi. Chiedo scusa. Io diliamo questo. Chiedo scusa a me stesso più che altro. Però adesso la partita la ribaltiamo. Diciamo che se resistiamo questo turno, il vantaggio carte che ci dà Tibalt dovrebbe permetterci di mandarlo sulla luna. Questo è forte però. Questo è molto forte. Ha pure il full party? Non lo so, però intanto si pesca un sacco di carte. Ok. Ok. Non può attaccare, vediamo che si inventa Tibaldo. Tibalt. Ecco, inventa di questo, che mi sembra buono, perché c'ha the touch. Inventa di questa. Vabbè, una delle due. Quindi adesso dobbiamo aspettare un turno per fare meno. Adesso lui c'ha questo per prendere delle altre carte. Ma preferisce usare Tazzeri. Che voglio dire, chiamalo scemo. Pesca 2. Pesca 2 a 4. 4 mana diversi. Tutti tranne. No, bianco, nero, rosso, verde. Tutti tranne il blu. Quello è forte perché vola. Quello è forte perché vola. E noi la dobbiamo rimuovere. Eh sì. Va bene. Prendo un'altra carta. Questo che fa? Chiccherato prima che non so le carte. Rivela 6. Human put. Ah, ok. Ah, quello fa volare un'altra carta. Siamo morti. Siamo proprio morti in questo turno. Tutto a posto, signori. Questo lo potevo trasformare, ma non vola. Mamma mia, il best deck ha preso 2-0 da party. Giocato male, sicuramente si poteva giocare molto meglio. Qua il turno non serve, perché tanto lui, se non mette Chiora Best of Sigurd, mette il turno via. Quindi non è quello, direi, non è assolutamente quello, però... Vabbè, mo dobbiamo fare Iron Man. 5 vittorie di seguito. Il mazzo è capace di farle, assolutamente. Qua sto pensando come potevo giocare diverso. Potevo prendermi... Cioè, aspettandomi... Ah, sicuramente in G1, ripeto... No, qui è qui. No, è in G1 la seconda vratta che non andava fatta. E qui probabilmente la pila poteva essere diversa. Se io mi aspetto effettivamente lui possa vincere con... una carta che vola, a parte che comunque, raga, parliamoci chiaro,
ho sbagliato. Se facevo bene la pila, dovevo fare prima, risolvere prima Vorinclex e poi Tybalt ultava, prendevo tutte le carte di tutti i cimiteri e cominciavo a rifargli vratte, e quindi lui era morto. Consideriamo che abbiamo vinto la partita, facciamo finta che abbiamo vinto la partita, finta che non mi pare vero, però questo è quanto. Ripeto, è la prima volta che prendo in mano il mazzo e sono sicuro che sia comunque il mazzo veramente più forte. È il mazzo che probabilmente, se non cambiano le cose, ma vedrete che cambierà lunedì, secondo me cambiano la regola, non ci faranno più fare Tybalt da questo mazzo con l'ultimatum, perché non è giusto. Tra l'altro dice monocolored, perché dovremmo fare Tybalt? Non è giusto, semplicemente ingiusto. Allora, ricordiamo che per ultimo dobbiamo avere tre verdi, due blu, due neri. Qui prendo un blu e un nero. Vabbè, ho praticamente tutti i colori e ok. Un Vorinclex inutile in questa partita, però il negate invece potrebbe essere molto più utile del previsto. Robber of the Rich che c'è in cima. Maze Mind Tome era buono. Maze Mind Tome era molto buono. Peccato. Rimrock Knight, 4 pizze al signore, che sarei io. Peccato che non ero open di negate, se no glielo negavo. Adesso arriva il momento di Vorinclex, che direi che è grosso contro Mono Red. No. 2 mana per 2 mana, no. Questo che creava 2-1-1. Tanto mi sa gli poteva pure dare rapidità in qualche modo. Se ha una bocca, bravo Fredo. Molto bravo. Che ci leva la vratta. Ottima, la può fare lui. Vabbè, che comunque, insomma, adesso. Infatti dice, perché devo fare vratta? Faccio Maze Mind Tome. Maze Mind Tome lo peschiamo anche noi. Tanto Maze Mind Tome con Vorinclex è forte. Direi che è forte. Perché non prende segnalini, quindi non scompare mai. Che è forte, vero, vero, perché non scomparire mai. Molte volte uno lo resetta, quindi pensate, però molte volte è meno. Vogliamo prendere le 4 vite e non le possiamo prendere. Non attacco un Vorinclex, siamo un 6-6 rapido che ha tutte le abilità di sto mondo contro Robber of the Rich. Bonders Enclave. Questo, che mazzo, non è mono rosso normale. C'è qualcosa che non va. Sì. Vabbè. Ok, faccio questo. Io ho uno Iorion in mano che io voglio pescare subito, sperando di non pescare terra. Ah, ok, pesco tutti i payoff. Vabbè, io poi quella la faccio comunque, non è che non la faccio. Anzi, la faccio molto più gustosa perché gli tappo tutto e niente stappa. Poi lo blinco con Iorion, non faccio in tempo. Perché Vorinclex, capito? Perché vi dicevo, Vorinclex sì è forte con le saghe, ma no, non è forte con le saghe. Per questo motivo. Perché io adesso faccio questa saga e triggerà due volte. E posso provare a non farla? Va bene, proviamo a non farla. Esco, prendo... Ah, già, scusate, ho detto una cavolata all'inizio. Non fa mettere segnalini a Oppo, non a noi. Cioè, a noi, io tutto tranquillo. Due terre le prendo. Purtroppo quando faccio video, ragazzi, sono sempre molto, lo sapete. Sì, io comunque ho voluto giocare così. A parte me lo potrei pure ammazzare Vorinclex, sarebbe una giocata matta, eh. Lui continua a pescare con quel coso, vabbè, glielo devo... Adesso basta, adesso faccio la saga. Cioè, mi sarebbe piaciuto, avrei voluto, avrei sperato di usare questo Heartless Act. Però, mi sa che se lo uso adesso... Non è il massimo. Poi tappo tutto, vero? Quindi io in pratica... Allora, fatemi pensare. Sì, gli ammazzo quello, perché se pesco vratta poi è grave. Quindi lui fa tutti i suoi pedini, ne fa tanti tra l'altro. Poi faccio questo, faccio
questo. Questo mette un 8-8 e tappa tutto, tutto non stappa. E non potrò blinkarlo con gli Orion, ripeto. Faccio così. Tutti i cultivetti che non ho visto nelle partite precedenti li ho visti adesso. La terra l'ho già fatta, attacco. Lui ha 14, deve tirare fuori un blocco che io non gli rubo, fondamentalmente, perché sennò sono 6 e 8, 14. Non crashare in faccia, va bene, è un blocco che gli rubo. Terra non va bene, non crashare in faccia, ha detto che va bene, deve tirare fuori adesso un altro blocco. Quello pesca e non basta. Io con due terre in mano vado a vincere questa partita, va bene. Good game e andiamo a G2. Allora, mono red. Cling to dust. E vabbè. Negate non è male, è brutto Shard Typhon, giusto? Diciamo che è brutto Shard Typhon. Un 1-2 è meglio di un 1-1, lo giochiamo. E il punto è Dures. È meglio Dures o è meglio Negate? Meglio Negate. Sì, è meglio Negate perché Negate evita il top deck di Embercleaf, Dures no. Cioè Dures glielo leva dalla mano, ci fa effettivamente regolare, ma abbiamo già una carta che in teoria ci fa regolare che è Valky, quindi va bene così. Vabbè, non è la mano più forte di Magic che ho mai visto in vita mia, però non fa manco schifo, avendo Omen of the Sea, Jury Destruction. È vero che Jury Destruction è veramente brutta on the draw, eh? Cioè, veramente, veramente brutta. Soprattutto noi non riusciamo a coprire il turno 2, che in questa partita è molto forte. Riusciamo a coprire il turno 3, che è Anax, che... meno forte, diciamo meno forte, però doppio Omen of the Sea ci fa scavare, possibilmente potremmo prendere una caspita di... ecco, tra l'altro Anax neanche lo fa. Qui ci sono un sacco di danni, ma proprio tanti. Allora, in risposta al trigger di Robber of the Reach cerchiamo di mettergli in cima una carta brutta, cioè tipo una terra. Ok, ce l'abbiamo fatta, tra l'altro... eh sì, io levo questo. No, scusate, devo, quindi per forza devo pescare terra, però così. No, io ho troppe terre, quindi non mi interessa quello che gli metto in cima, provo io a pescare una carta che non sia terra. Terra. Terra, terra, poi. Ah, perfetto, ok, quindi non era proprio possibile fare altrimenti. Due danni, andiamo a 10, siamo morti, quasi mortissimi. Ora siamo mortissimi. Sotra. Peccato. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vabbè. Poi tra l'altro Extinction Event non ci salva, quindi concedo adesso che è meglio. Per lo spettacolo concedo adesso, per andare avanti con questo video. E continuo a pensare Dures Negate, continuo a pensare che va bene così. Mamma mia, se vi ho portato il best deck e ho perso 0-2 nell'evento, è proprio... oh, ma è forte questo deck, Akira. È proprio forte. Grazie per avercelo portato. Allora, io qui me la gioco. Verde, nero, blu. Posso fare Extinction Event, ma soprattutto posso fare questo. Allora, sicuramente da qui devo prendere blu, quindi vado a fare questa per prima, perché poi farò... Valky di secondo per guardare la mano di Oppo, che per carità poi Valky non credo che ci farà vincere la partita da creaturo. Siamo tutti abbastanza sicuri che con uno shock che lui ha in mano, no, invece va bene fare Valky qui, va bene, poi facciamo Trioma a terzo turno quando non dobbiamo fare niente. Shock non ce l'ha in mano, fregarci Robber of the Reach mi sembra molto bene, molto molto bene. Le sue carte non sono spettacolari, direi che sono peggio della mano nostra di prima, lui ha tenuto una mano così così. Kargan Intimidator va bene, cioè nel senso ok,
Ammazza che pescata che ho fatto. Beh, oh, dove vai? Ammazza, bella pescata ho fatto. Bella, bella, bella. Cioè, Omen of the Sea va molto bene. Tanto se ci dà tempo possiamo pure provare a fare binding. Infatti ci dà tempo, bene. Per cui lui non può fare doppia creatura. Potrà fare dopo chiaramente Torbran, che un po' ci preoccupa, ma non troppo. Quindi noi andiamo a... Il doppio blu mi servirebbe a dirla tutta. No, ce l'ho già. Io non voglio terre con terra in mano in un matchup del genere. Tutti che ti piace di più. Dicevo, se noi ci prendiamo adesso gli Orion in mano per poi fare binding e binding. Eh no, purtroppo no, secondo me. Purtroppo facciamo cultivate. Abbiamo due blu, verde sicuramente. Dobbiamo fare tre verdi, il nero ce l'abbiamo in mano. Allora facciamo tutti i verdi da così. Quindi verde e verde qua. Nero ce l'ho, Vratta ce l'ho, Extinction Event se lui fa Torbran ce l'ho. Lui fa Torbran probabilmente. Perfetto, quindi questo è un pari, perdo 5 che per carità non è che sono proprio pochi. 3 verdi ce l'ho, 2 blu ce l'ho, andiamo a 3 neri. Facciamo pari. E abbiamo un Earthless Act di scorta, questo l'abbiamo pescato, siamo stati un po' sculati, però cose che happens, no? Ogni tanto. Ok, questo lo fermo proprio prima che attacchi, che non gli voglio far fare vantaggio carte. Lui poi fa il gigante, che poi è cosa buona e giusta. A tre mana. Se fa tre, direi che insomma. Al gigante noi lo spendiamo con Binding the All Gods e qui la partita diciamo che prende una piega buona, perché abbiamo 7 terre, al prossimo turno non riusciremo comunque mai a fare gli Orion, possiamo fare un altro Binding the All Gods però, che tanto male non mi sembra. Allora qui prendiamo l'unica terra rossa che abbiamo, facciamo un'altra terra. In verità qui noi potremmo esiliare anche Anax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, perfetto. Poi possiamo fare, prendo in mano gli Orion e rifaccio Binding the All Gods. Quindi lui fondamentalmente adesso lui non può mettere un altro permanente in gioco. Cioè un altro permanente diciamo a cui tiene, perché io faccio gli Orion, rimbalzo, cioè rifaccio Binding the All Gods e Omen of the Sea. Quindi se lui mette un permanente buono, che non sia quella pedina, chiaramente siamo contenti. Quello non è un permanente buonissimo, però credo che la nostra giocata non c'ha sfighe. Se voi mi trovate una sfiga nella nostra giocata ditemelo. No, questa giocata non c'ha sfighe. Peschiamo pure uno. Potremmo pescare il Mono Cling to Dust per prendere delle vite. Sarebbe effettivamente troppo sculato. I due cultivate non mi piacciono però. Quasi. Se c'è una terra in più riuscivo pure a fare Earthless Act. Adesso per lui si fa molto dura, nonostante abbia il castello che è molto buono nel matchup. Frost Intervention ci leva quello, ci fa un danno, benissimo. Noi prendiamo un'altra terra perché non ci stanchiamo mai delle terre. Facciamo sta affare. Ah, stavolta voglio fare le cose fatte bene, quindi voglio prendere Arund Epifani che sicuramente ci rimischia questo e dov'è Valky? Vediamo se riusciamo a non sbagliarci. Allora, sicuramente lui ci rimischia Arund Epifani. Non ho mai capito quando vi fanno vedere questa carta qui, perché il mazzo è tipo rivelato, c'è cioè un mezzo bug, o è la carta che pescheremmo? Perché comunque non è la carta che pescheremmo, visto e considerato che dobbiamo rimischiare una carta. Ah no, lui ci rimischia Valky, pensa un po'. E allora non ha... L'ordine non conta. Non pensavo che avrebbe mai fatto una cosa del genere. Io voglio andare a vedere che c'è in cima. Vabbè, mi dispiace per te. E il rischio di farti fare un turno in più. Perché poi tu questo lo fai spesso, insomma. Eccoci qua. No, spesso no. Comunque, Valky di nuovo.
Chiora. E l'altro turno. Io l'avevo visto. L'altro turno c'è, no? Arrow d'Epifani. Boh, rimette Valky. Rifacciamo altri 2-1-1. Attacchiamo. È morto. Se fa così. Perché sono 6, 8, 14. È morto di nuovo. Quindi questa volta non lo può fare. E questi è inutile l'ordine, diciamo. Adesso comunque succede un casino. Vedete, entra con 10 e fa ultimate. Scacco matto. Ho un po' di carte tra cui selezionare. Direi che intanto attacco. Ma sai che c'è? Io me lo sparo, no, Yorion. Che dite? Eh? Io me lo sparo. Ma sì. Ah, mi raccomando, non flippate mai Tybalt, perché quello che succede se voi flippate Tybalt è che ritorna dalla parte creaturosa. E questo mazzo queste cose le fa. Vi ho detto che dovevamo fare Iron Man 4-1 e ci proviamo. Cominciamo quindi da questa vittoria contro Monored, contro Fredo, che saluto. Bene ragazzi, allora direi che il video come al solito è finito, direi che le raccomandazioni ve le ho fatte all'inizio ma ve le ripeto adesso. Iscrivetevi all'Insider Scap, trovate il link in descrizione, la password è Roma Ceville, fateci contenti, venite a giocare tutti insieme, avete l'opportunità di giocare con me se mi beccate nei pairings, perché io gioco ovviamente sempre tutte le Insider Scap e tutte le partite. Grazie per aver guardato, il solito discorso degli abbonamenti, ormai lo sapete, ringrazio tantissimo Padre Ianesio che si è subscribed. Che ha sottoscritto un abbonamento con Prime lunedì durante la live. Grazie mille padre, benedici.